Allora, signore, eccolo qui. Gabriele Bianchi? Dunque, le chiedo ancora qualche istante e poi inizieremo la nostra seduta. Ancora un attimo. Prego, dottore, non si preoccupi. Non ho alcuna fretta. Dottore, posso farle una domanda? Certo, mi dica pure. Da quanto tempo fa questo lavoro? Perché mi chiedi questo? Perché mi risponde con un'altra domanda, dottore? Scusi, non capisco cosa vuole alludere. La domanda è semplice. Gli ho chiesto da quanto tempo cura le persone con problemi psichici. Sono 30 anni che faccio questo lavoro. E le piace farlo? Sì, molto. E le è mai capitato di fallire? Come? Dottore, lei è una persona troppo intelligente per non capire. Ha mai fallito con un paziente? No, non mi è mai capitato. Allora, se mi dà un attimo, finisco di controllare la sua cartella ed iniziamo la seduta. Prego, dottore, continui pure. Complimenti. Un oggetto molto pregiato. Avanti. Dottore, è arrivata la paziente per lei. Posso farla entrare? Sì, certo, Sara, falla pure passare, grazie. Prego, si accomodi. Buonasera. Immagino che lei già sappia perché è qui. Quindi non sto a farle le solite paternali, ma voglio arrivare dritto al punto. Come si chiama? Michela. La domanda è: quanta collaborazione c'è da parte sua per svolgere questo compito, assai noioso per entrambi? Mi chiamo Michela, ho 35 anni. Ho un figlio di 8, si chiama Federico, il quale non ha un padre, o meglio sì c'era, ma non so chi sia. Un piccolo incidente solo. Avevo 17 anni. Mi innamorai di un ragazzo che aveva appena iniziato a fare il camionista. Lo conoscevo fin da bambina e mi fidavo di lui. A casa mia spesso mancava l'indispensabile per mangiare. Eravamo poveri. Non mi piaceva quella vita, quindi desideravo qualcosa di più per il mio futuro e allora approfittai della prima occasione per fuggire via con lui. I primi tempi erano belli, erano bellissimi. Mi portava in giro per l'Europa. Visitammo la Francia, la Germania e altri posti. Ma quello che mi rese più felice
sapevo quando andammo per Natale a Vienna. Mi portò a patinare sul ghiaccio e stava nevicando. Sapeva che era il mio sogno fin da bambina. Andava tutto per il meglio fino a quando Tony non perse la vita. Era disperato e si ubriacò. Quella è la prima volta in cui mi mise le mani addosso. Perché era talmente fuori di sé che non riusciva a vedere altro che la sua disperazione. I giorni a venire furono difficili. Quella favola si è ruota in giro per il mondo, si era spezzata. Non avevamo più una casa. Vivevamo e dormivamo nel camion. Poi un giorno Tony mi portò da uno dei suoi amici, il quale decise di ospitarci e darci una mano. Ma in realtà ero io che aiutavo lui. Dopo qualche tempo, Tony e i suoi compari furono arrestati perché, come me, stavano facendo prostituire altre donne da qualche tempo. Ora lei vuole domandarmi se lo sapevo già da prima, perché non me ne sono andata via, dottore. Risposta è semplice. Non ho mai saputo niente, ero troppo ingenuo. Ormai ero sola, lontano da casa, non conoscevo altro che la strada. Fu così che conobbi un tale che mi offrì la sua ospitalità. Ma non sapevo a cosa stessi andando incontro. Lui mi faceva sentire importante. Solo che non sapevo che era l'inizio della fine. Lavoravo per lui. Ero la sua amante, la sua serva e la sua prostituta quando ne aveva il bisogno. Sai una cosa? Era una persona davvero insospettabile. Una persona come lei. Adesso, dottore, la mia domanda è: quanto le interessa la mia storia? E quanto vuol fare per aiutarmi? Veramente? Vado avanti. Un marito. Questo avrei desiderato, una famiglia, qualcuno che si occupasse di me. Oggi invece sono solo la madre e il padre di mio figlio. Quando non sono la donna di qualcun altro. Sì, ma lei poteva scegliere. Perché non è tornata a casa quando si è potuta liberare di Tony e dei suoi compari? Mi vergognavo. Non volevo tornare a casa come una disillusa ragazza che, dopo essere fuggita per la povertà, ritornava con un bambino piccolo. Non potevo dare questo dispiacere a mia madre. Ma come viveva? Come passava le sue giornate? Suo figlio? Con chi stava suo figlio quando lei era al lavoro? Tua mamma mi ha detto che sei un bambino prodigio e da quando hai visto la TV un trattato di psicologia ne sei molto attratto. È notevole come cose per un ragazzo di appena 10 anni.
E allora io ti do questo, così potrai studiare i fondamentali della psicologia e capire i metodi per come aiutare la persona. Poi, se quando sarai grande e vorrai fare lo psicologo, sicuramente questo ti servirà molto. Fanne buon uso, mi raccomando. Grazie.